buongiorno a tutti. Siamo appunto qui per cercare di parlare molto brevemente di Gian Battista Guadagnini, perché è una cosa, un discorso molto esteso da fare in un'ora e sarà comunque abbastanza sorvogliato un po'. Ci sono già state molte pubblicazioni a riguardo, specialmente in questi ultimi anni, e anche delle mostre. In primis citerei il fantastico lavoro di Duane Rosengart, che ha fatto ormai 15 anni fa una ricerca eccezionale in cui abbiamo scoperto molte cose sulla vita di Guadagnini, e anche recentemente alcune pubblicazioni o mostre, per cui non parlerò molto degli aspetti, diciamo, biografici della vita di Guadagnini, perché ci sono già queste pubblicazioni molto estese. Cerchiamo un po' di parlare piuttosto velocemente del suo percorso un po' più tecnico di lavoro. Dunque, Guadagnini è un uomo che per 75 anni ha lavorato a costruire e riparare degli strumenti in epoca subito dopo la grande epoca di Canoa, in epoca subito successiva a quelli quando finiva il grande periodo di Cremona e iniziava il periodo di Guadagnini. Nasce nei dintorni di Piacenza, che non è una città molto famosa per i suoi butai, che prima di lui c'era stato ben poco, soltanto sappiamo che Girolamo II Amati è stato a Piacenza per vari motivi, per almeno 5 anni, ma probabilmente per anche quasi 15 anni. Questo era molto tempo prima di Guadagnini, cioè almeno 10-15 anni prima che nasce. E poi dopo non c'è nessuno di nota, diciamo, a Piacenza, e per cui ovviamente la domanda legittima è chi è stato, diciamo, il maestro di Guadagnini. Sappiamo che lui non era l'utaio, e per cui mette anche fine a questa leggenda che Lorenzo Guadagnini avrebbe imparato a Cremona per poi insegnare a suo figlio. E per cui non sappiamo bene da chi impara Guadagnini. Sappiamo che comincia la sua carriera come bagnista, cioè lavora in legno e anche iscritto, diciamo, al gruppo dei bagnisti, e per cui ha una formazione comunque nel legno. Poi ci sono varie ipotesi, non so, in questi ultimi anni, su chi potrebbe aver dato qualcosa in più riguardo alla letteria. Sta di fatto che inizia la liuteria e conosce anche molti musicisti locali che probabilmente fanno vedere strumenti anche di Cremona. Sto lì a appunto raccontare tutte queste ipotesi possibili del maestro di Guadagnini, che è una cosa lunga. Però si pone immediatamente il problema: conosciamo strumenti di Lorenzo Guadagnini, se non era l'utaio che ha fatto questi strumenti. Qui abbiamo, mi spiace, la definizione del fogliatore non è perfetta, per cui le foto non saranno molto nitide. Questo è un esempio caratteristico e piuttosto bello di un Lorenzo Guadagnini, fra virgolette. Da lì ci sono varie ipotesi su chi potrebbe aver fatto questo. La più probabile oggi è che sia stato veramente Gian Battista Guadagnini lui stesso che abbia fatto questi strumenti, con l'aiuto probabilmente di un collaboratore che potrebbe essere un certo Lorenzini. Perché avrebbe fatto questi strumenti col nome di Lorenzo Guadagnini, suo padre? Proprio perché anche già all'epoca era importante trovare una connessione, un link con Cremona, e per cui si sarebbe inventato questa figura del padre, che sarebbe stato allievo di Stradivari, così che lui aveva un link diretto con Cremona e poteva così, cioè, vendere probabilmente un po' più facilmente i suoi strumenti già all'epoca. Questo è la testa. Vediamo già che alcuni piccoli dettagli, questi puntini che ci sono sulla testa,
tracciatura che troviamo anche in strumenti di Guadagnini di tutte le epoche, non soltanto del periodo intermedio, e anche questo andamento della testa di fronte col secondo giro piuttosto largo. La vernice anche ricorda molte cose di Giambattista Guadagnini di Piacenza, e quello che stupisce anche la costruzione interna. La costruzione interna è chiaramente fatta con una forma interna di tipo cremonese, questo si può vedere dal fianco del tassello come parte, e le controfasce, essendo tutto in salicenti, sono incastrate allo stesso modo dei cremonesi, che non è una cosa scontata all'epoca. E questo è veramente una ricerca di copiare in qualche modo la liuteria cremonese, anche se non usava il metodo Amati per costruire, diciamo, un metodo vero cremonese, però il tipo di forma e di costruzione interna ricopiava abbastanza quello cremonese, soprattutto all'inizio. In questo caso, questo strumento ha l'etichetta Lorenzo Guadagnini, e che notiamo subito una cosa strana, perché fa un'etichetta Lorenzo Guadagnini padre, quando il figlio non era ancora nessuno, perché dovrebbe mettere padre se... cioè non si è mai visto un tipo di etichetta così neanche all'epoca, perché questo è già un indizio che c'è qualcosa di strano. Poi ovviamente l'allievo di Stradivari, e questo viene anche al ritorno, subito avrei il link con Cremona. Perché questi strumenti non sapremo forse mai esattamente chi li ha fatti, ma l'idea di Lorenzini, che è il suo allievo, che abbia fatto questi strumenti insieme a Guadagnini, è forse la più votata oggi. Tant'è vero che appena Guadagnini poi partirà da Piacenza per andare verso Milano, Lorenzini continuerà a fare gli strumenti, ma la qualità di questi strumenti non è più la stessa. Vediamo questo, lo stesso strumento, e vediamo che Lorenzini fa questo tipo di strumento più tardi, che si vede che non c'è più il maestro vicino, almeno se la teoria precedente è valida. Pensiamo che finché è rimasto a Piacenza con lui, gli strumenti di Lorenzo Guadagnini erano belli, erano una bella vernice, eccetera. Dopo non vediamo più strumenti di Lorenzo Guadagnini, ma vediamo questo tipo di Lorenzini, che sono comunque interessanti, ma certamente non hanno molto a che vedere con quelli di Lorenzo Guadagnini, salvo per alcuni dettagli, filetti, costruzione interna, eccetera, che rimangono ancora come prima. Però lasciamo questo enigma e veniamo a Giambattista Guadagnini veramente. Allora, come tutti sapete, lui ha lavorato in 4 città diverse, prima a Piacenza fino al 49, poi a Milano fino circa al 58, e lì c'è un circa perché c'è un'altra incognita. Lui dice di essere venuto nel 58 a Cremona. Non siamo molto sicuri di questa cosa qua, comunque ancora una volta potrebbe essere una trovata un po' commerciale, diciamo. Però è possibile che nel 58 sia passato un anno a Cremona. Poi dopo si sposta a Parma e infine a Torino. Ognuno di questi spostamenti ha una ragione a volte politica, per i vari avvenimenti che succedono nelle varie città. Ricordiamo che è un periodo complicato della storia, i piemontesi, austriaci, spagnoli che si contendevano, continuava a cambiare, e oltretutto anche per motivi commerciali. Chiaramente spostarsi da Piacenza a Milano era sicuramente un'apertura verso una clientela più estesa, e anche, seguiva anche tutti i suoi amici musicisti che poi si spostavano a Milano, poi a Parma, che l'hanno aiutato per tutta la sua carriera. Allora, il primo periodo di Piacenza, no? Comincia a fare strumenti circa nel 740, non abbiamo strumenti veramente del 740, ma pensiamo che più o meno sarà questa la data in cui comincia a fare strumenti. Questi primi strumenti, non so quanto si vede, sono strumenti fatti bene, precisi, piuttosto scolastici, abbastanza rigidi come stile.
filetti sono abbastanza vicini al bordo, le F piuttosto strette, e già comunque si vedono alcune caratteristiche dei chiodi, che su questo grill non si vedono molto, ma usa sempre i chiodi abbastanza distanti dal filetto. E questa è una testa, anche questa fatta bene, ma ancora abbastanza scolastica, diciamo. Però si vede già che lui all'epoca, il secondo giro della chioccia è sempre abbastanza stretto, e per cui gli occhi escono abbastanza. Dopo cambierà, perché tutta l'evoluzione di Guadagnini è continuo a cambiare, ricercare, eccetera. Appena dopo questo invece fa delle teste col secondo giro molto largo, dopo a Milano lo restringo ancora, eccetera. Continua a cercare, a cambiare, questo lo vedremo nelle poche foto che seguono. Adesso vediamo qualche dettaglio, vediamo che è fatto bene, ma è ancora tutto un po' rigidino, non molto personale, diciamo. E sì, qui si vedrà anche poco, però questo è già uno strumento molto più personale, già il modello è cambiato tantissimo dal violino precedente, e questo già è un violino abbastanza tipico del periodo di Piacenza. Le F le vedremo un po' meglio dopo, e anche il lavoro della testa, come dicevo, che già ha cominciato a fare questo secondo giro molto più largo. La costruzione interna è sempre in salice con le controfasce incastrate, questo lo manterrà per tutta la produzione, salvo cambiare alcuni particolari più avanti che vedremo. Sono comunque strumenti fatti con cura, probabilmente a quel periodo lì era molto più lento a fare strumenti, più li curava un po' di più, e più avanti vedremo che avevano una mano. Sappiamo anche di alcune quantità di strumenti che ha fatto in poco tempo, ed era veramente velocissimo. Questo periodo qui no. Questo è un violino appunto del 46 di Piacenza, molto tipico, il modello abbastanza stretto. Le palette delle F non sono mai scavate in quel periodo lì, fino al periodo di Torino non scaverà quasi mai le palette delle F, per cui non segue tutte le cose della litteria Cremonelli. E i filetti che usava Guadagnini sono quasi sempre gli stessi, che si è pensato per molti anni che fossero, che il bianco dei filetti fosse di acacia. Oggi sappiamo con più precisione che usava l'albuono del noce, cioè la parte bianca del noce, quasi sempre. Sembra che in alcuni strumenti sia anche qualcun altro che si può fare. La testa, vediamo che già a Piacenza vediamo che questa segni di tracciatura sul fianco della testa sono già presenti. Questa è una caratteristica che troviamo per quasi tutta la produzione di Guadagnini, qualche volta di più, qualche volta di meno, ma si vede che il suo modello per segnare le teste, i punti rimanevano talmente profondi che rimangono molto spesso sul lavoro anche finito. Come dicevo, appunto, il davanti della testa, Piacenza, il secondo giro piuttosto largo. Qui vediamo ancora gli interni dello stesso violino di prima. Come dicevo prima, la ricerca ricorda molto il lavoro cremonese, diciamo così. Vediamo che in questo periodo lascia i tasselli piuttosto pieni, cioè i tocchetti piuttosto pieni, e per cui la controfascia si incastra un po' come gli strumenti cremonesi. Come dicevo prima, qualche anno più tardi cambierà un po' questo, nel senso che scaverà di più lo zocchetto alla fine, e per cui le controfasce, l'incastro delle controfasce verrà fuori, è un po' difficile da spiegarlo, vedremo una fotografia più avanti. La finitura delle controfasce dei tasselli è approssimativa, ma non è
non è una cosa rara neanche a Cremona. Ha costruito immediatamente molti violoncelli. Si pensa che la sua amicizia con due musicisti di Piacenza, i Ferrari, di cui uno era violoncellista che è diventato piuttosto conosciuto, c'entri molto nel fatto che ha cominciato subito a fare parecchi violoncelli. I suoi violoncelli sono sempre di misura piuttosto ridotta, ha usato due o tre modelli diversi, ma sono in generale sui 70-71, raramente di più. Questo, dopo Gwen Rosengren nel suo libro ha già dato una spiegazione a questo. Il famoso musicista, suo amico di Piacenza, era detto il Goppo ed era sempre piccolino e aveva qualche malformazione. Probabilmente avere un violoncello di misura più ridotta era un po' più comodo per lui. Non so se la spiegazione è giusta, ma ha senso. E comunque questi violoncelli hanno un modello piuttosto largo, abbastanza tipico. Lo cambierà abbastanza poco, il modello di violoncello, come tutta la sua carriera. Cambierà le F, e c'è alcuni violoncelli leggermente più stretti, ma in generale i violoncelli rimangono abbastanza simili per tutta la sua carriera. Comunque, sì, la testa di violoncello, anche questa cambia pochissimo. C'è solo un violoncello o due che conosciamo con una testa leggermente diversa, lo vedremo anche dopo, ma il resto, questo è l'andamento tipico della testa di violoncello di Wayne. Wayne dopo si sposta, come dicevamo, a Milano, per motivi vari, e i modelli si lenta perché ogni volta che si muove non è che ogni città segna un cambio brusco di stile, c'è una lenta evoluzione da uno stile all'altro, per cui i primi strumenti fatti a Milano assomigliano tutto a quelli fatti a Piacenza, poi lentamente si trasforma eccetera eccetera, gli ultimi fatti a Milano saranno gli stessi che farà a Parma subito dopo, non c'è una formazione così netta come tanti vorrebbero far credere. Dunque arriva nel 49 a Milano e comunque lentamente, questo parla non tanto grande, comunque vediamo che i modelli cambiano, faremo dei più larghi, ombature più piatte, i filetti a volte sono più grossi, a volte anche molto grossi, prova varie soluzioni, li allontana un po' più dal bordo, perché il bordo rimane un po' più grosso, ma questa cosa qui andrà avanti per tutta la sua carriera e finirà alla fine a Torino con dei filetti molto distanti dal volo, un volo molto grosso, però diciamo continua a cambiare, a fare delle prove anche guidati da musicisti ed altri. La testa cambia anche lentamente, in questo caso è appena arrivato a Milano, è ancora simile a quella di Piacenza, però piano piano sta di nuovo riducendo il secondo giro, facendo anche una testa un pochino più lunga, un bottone un po' più grosso arrotondato, il retto della testa anche da stretto così si allargherà piano piano, le vernici come vediamo di solito a Piacenza sono generalmente più sul giallo arancio, piuttosto brillante. A Milano prova dei colori più scuri, di rossi anche abbastanza scuri, a volte un po' meno trasparenti del periodo precedente. Vediamo che la F già a Milano comincia a fare queste modifiche che sono un po' un tratto tipico di molti guadagnini, di ovalizzare un po' il buco inferiore della F. La parete è sempre piatta, non scavata. Questa ovalizzazione della F la tiene già da Milano fino a Parma e dopo vedremo che abbandona un po' questa cosa qua. E non è però su tutti gli strumenti, su una gran parte degli strumenti, ma non su tutti. È un'idea sua, è una personalizzazione sua abbastanza forte, che poi ha provato a fare anche sui violoncelli qualche volta.
questi modelli di Milano sono diversi, non c'è un modello solo, ci sono almeno due o tre modelli diversi. Prova diverse soluzioni, generalmente tende ad allargare i modelli e anche la distanza fra le F. Tiene sempre, come vediamo adesso, la testa, come dicevo prima, è molto stretta sul secondo giro, sempre un po' con gli occhi sotto squadra, cosa che troveremo quasi sempre in quella linea. I puntini sul bordo delle disegnature, sul fianco della chioccia, come vedete, ci sono anche qua. La chioccia è un po' più lunga, un po' più con le linee più pallide. Legni sono sempre più belli, lui probabilmente ha disponibilità economica sufficiente per comprare dei legni più belli di prima. Vediamo, la testa può cambiare, comunque Guadagnini fare dare dei dogmi e delle cose è molto difficile, una persona comunque che lavora con molta spontaneità e può da un viene l'altro, da un anno l'altro sorprendere. Passiamo veloce arrivando a Parma, si sposta nel 58 a Parma, dove lavorerà sotto contratto per Duca di Parma per diversi anni. Continua a fare sempre molti violoncelli, in questo caso prova a fare delle F un po' simili a quelle che fa sui violini, quel pelo qua, diverso dal modello cremonese che vediamo prima, questo modello è molto più allungato con i buchi ovalizzati, lo vediamo qua. Le tacche delle F sono spesse volte non piazzate al centro della F ma decentrate verso il basso. Questa è una cosa che troviamo in vari strumenti, violini e violoncelli, alla sua ricerca. Probabilmente acustica di provare varie soluzioni. La testa di violoncello, come vediamo, è sempre molto simile a quelle precedenti. Non ci sono grandi cambiamenti sul violoncello fra Piacenza, Milano, Parma. Altro violino del periodo di Parma è abbastanza difficile su questa foto piccola. I filetti sono col nero un pochino più pronunciato, i chiodi di centramento li vediamo sempre, questi chiodi piazzati abbastanza lontano dai filetti, sono quasi mai rotondi, sono tagliati a coltello velocemente, un po' squadrati, un po' non sono, e comunque non servono, non è un sistema di costruzione cremonese, per cui non servono per lo stesso scopo. Il problema non c'è nessuna possibilità di vederli nascosti dal filetto, sono messi dopo. Invece a Cremona li troviamo spesso tagliati dal filetto, non guadagni mai. La testa ancora con i puntini, con punto d'andamento che vedevamo ancora precedentemente a Milano. I buchi ovalizzati, le palette non scavate, il filetto abbastanza vicino al grosso. Troviamo, a partire dalla metà del periodo, diciamo, di Parma, troviamo a volte dei legni un po' diversi, legni più autoctoni, direi aceri locali, oppio. Vediamo tanti strumenti di Parma con legni come questo qua, questa viola, a questo oppio che troviamo in molti strumenti di Parma, della fine specialmente del periodo di Parma. Parlando delle viole, lui ha fatto anche diverse viole durante la sua carriera con due modelli diversi, diciamo. Questo è uno dei modelli che ha utilizzato abbastanza poco e poi c'è un altro modello che vediamo dopo che è molto più squadrato, più largo in centro, questo è abbastanza stretto. Le viole non sono mai come quasi come molti, diciamo, gli utali dell'epoca, non sono mai molto grandi. Un poco oltre i 40 centimetri di solito, tra poche eccezioni.
La testa della fine del periodo di Parma si sta evolvendo verso questa cosa qui. Si allunga ulteriormente il modello, la cassa di Pieroli, e si allarga, come vediamo è molto piena sotto la cassa di Pieroli, molto larga e dritta. Gli occhi della testa sono molto più piccoli e la testa ha tutto un altro aspetto rispetto a prima. Questo ancora una volta vediamo questi legni, questi oppi, questi aceri più locali. È stato per molti anni detto che gli strumenti fatti a Parma suonavano un po' meno bene, eccetera, dovuto a questi legni. La mia esperienza è che non è sempre vero, lo è, alcuni strumenti per tutti suonavano meglio, per gli strumenti, alcuni no, alcuni di più e non sappiamo perché. È chiaro che l'oppio sui violini a volte può dare un risultato sonoro un po' diverso, ma conosciamo strumenti fatti con questo legno qui che suonano fantastico, per cui non è soltanto dovuto a quest'uso dell'oppio. Ricordiamo che in questi anni qua lavorava sotto contratto e aveva comunque una buona disponibilità economica. Per cui la scelta di questi arcieri non era una scelta povera, era un periodo piuttosto buono per lui, economicamente parlando. La testa, come, che è abbastanza simile a quella che abbiamo visto prima, è abbastanza lunga, con l'occhio piccolo, e vediamo una cosa che comincia, gli smussi della testa comincia ad allargarsi, l'attacco dell'occhio della testa è molto brusco e con un muso molto largo, e vedremo che in seguito continuerà verso questa tendenza, salvo un periodo intermedio che adesso vediamo. E appunto è venuto il momento in cui prendiamo parte il Pettorino, che è il periodo, oh, scusate, il periodo più famoso. Famoso per vari motivi. Vediamo questa foto di questo vecchietto lì sotto, non è ovviamente Guadagni, ma tutti avete capito che è Cozio di Salabue. Cozio è stato un personaggio molto importante nella parte finale della vita di Guadagni, perché all'epoca era un giovanissimo e ricco personaggio che si è appassionato un po' di litteria e che aveva deciso di, con l'aiuto di un liutaio, in questo caso l'artista Guadagnini, di cercare di ricostruire un po' le tradizioni di Cremona, di Stradivari. Questo rapporto con Cozio durerà per 3 o 4 anni, dal dicembre 73 fino al maggio 77. E fu una cosa abbastanza complicata, un rapporto difficile, e possiamo chiaramente immaginare che Cozio di Salabue, quando ha conosciuto Guadagnini, Guadagnini aveva più o meno 65 anni, Cozio ne aveva appena 20, e Cozio arriva da lui e vuole insegnare la letteria. Potete immaginare che un personaggio come Guadagnini, tipo con molta esperienza, povero illetterato che non sapeva scrivere, vedersi arrivare in laboratorio uno di 20 anni per insegnare come si fa i violini, probabilmente non era una cosa molto facile come rapporto. Per cui diceva spesse volte di sì a Cozio, sì, adesso è, però in realtà faceva quello che voleva. E Cozio se ne lamentava varie volte in lettere, diceva ma questo è uno zuccone, non impara niente, non vuole fare come dico io di fare. Per cui questo rapporto che ha durato questi 3 anni è stato burrascoso, molte lettere, molte lamentele a tutte le parti, perché poi Guadagnini si lamentava che non lo pagava in tempo, soprattutto avveniva tramite un avvocato Anselmi. Insomma, questa cosa qui è stata piuttosto difficile, vissuta abbastanza male da tutte le parti, però sta di fatto che Guadagnini comunque ha l'occasione di lavorare sulle forme di Stradivari che gli dà anche Cozio. Cambia modelli, adesso lo vediamo, cambia molte cose delle sue idee. E
Insomma, è anche un fatto positivo, anche se poi il coach non sarà mai veramente contento di questi strumenti. Però il fatto che in giro di poco più di 3 anni abbiamo calcolato che fa 53 violini, 2 violoncelli e 2 viole, oltre alle riparazioni, numerose riparazioni che fa per Cozio, è comunque un bel numero di strumenti e gli fa capire la velocità in cui poteva lavorare. Che è pur vero che ha avuto degli collaboratori, nel senso due dei suoi figli probabilmente hanno lavorato un po' con lui, ma non è sufficiente per diciamo, giustificare una tale produzione. Era comunque molto veloce nell'esecuzione. Comunque questo è appunto uno dei primi strumenti fatto con l'influenza di Cozio di Salavue. Vediamo che le F sono cambiate, le palette delle F non sono più come prima, i buchi non sono più ovalizzati, le palette delle F sono scavate, tutti i dettagli che probabilmente vengono dai insegnamenti fra virgolette di Cozio di Salavue. I modelli sono diversi, probabilmente cerca di fare i modelli un po' stradivariani, ma Guarini mette un punto d'onore a comunque personalizzarli, cosa che non piacerà veramente a Cozio. Le teste cerca di fare in modo un po' diverso, di copiare un pochino diciamo i cremonesi a modo suo, anche se lui a 65 anni cambiare tutto non è proprio facile, però fa uno sforzo diciamo per andare verso quello che voglio fare Cozio. Le vernici sono ancora quelle diciamo simili a quelle che usa ancora Parma, non c'è una ricerca ancora molto forte delle vernici, anche perché Cozio non si interessa poi tantissimo quel problema lì in quel periodo lì. Dopo cercherà di trovare ricette di Stradivari a Cremona, ma almeno per il momento non ce n'è. Sta di fatto che però sappiamo anche che Guadagnini ha lasciato alla fine dei strumenti non finiti alla fine del rapporto con Cozio, e in particolare non verniciati. Dalle note di Cozio sappiamo che alcuni di questi violini dopo Cozio li ha dato a Carlo Mantegazza per verniciare, e ci sono alcuni strumenti per il Torino in cui vediamo una vernice leggermente diversa, e si può immaginare che siamo stati verniciati da Mantegazza. Questo è un altro violino sempre subito successivo a quello di prima, che vediamo come in un anno può cambiare. Le bombature sono cambiate tantissimo in tutta la sua carriera, da Piacenza, Milano, Parma, Torino, è sempre alla ricerca un po' di trovare le bombature che danno un risultato sonoro diverso. In questo caso Cozio cerca di fargli fare le bombature più vicine a quelli Stradivari, con un successo relativamente, cioè non sono molto simili alla bombatura di Stradivari, però diciamo che tende a qualcosa di simile. Le F, come vediamo, sono ancora queste qua, con gli occhi più piccoli, le palette scavate. Le punte del modello sono molto larghe, e il filetto un po' più lontano, e tutto dà un aspetto molto più maschio, più forte. I legni sono comunque ottimi. Beh, sempre i chiodi, sì, i chiodi di costruzione molto grossi, molto visibili, un taglio per filetto. La testa segue un po' quella dell'ultimo periodo che abbiamo visto di Parma, ma già un po' con alcuni cambiamenti, spero nel retro, cercando di avvicinarsi un po' di più ai cremonesi. Lo smusso è sempre molto largo. Vediamo che in alcuni violini non mette il pezzo di filetto o mette il filetto sotto la nocetta per motivi che sembrano futili, però abbiamo visto che Guadagnini in molti strumenti già nel periodo di Parma lascia lo spessore, cioè la bombatura sotto la nocetta finge sempre molto piena, molto spessore molto importante. Probabilmente ne parlavamo con uno dei nostri collaboratori l'altro giorno,
è perché ha avuto problemi, dei problemi ormai che sono rotti, eccetera, e per cui ha lasciato un spessore sempre molto grosso sotto la noceta, e anche la noceta è sempre abbastanza robusta. Sempre, probabilmente per quel motivo lì, ha provato a fare qualche violino, omettendo anche il filetto, che è ancora più robusto quella parte lì. Possiamo immaginare che questo non sarà piaciuto molto a Cozio, che l'avrà cercato di smettere molto presto, infatti conosciamo solo due o tre violini così. Però probabilmente più che un motivo estetico o per pigrizia, è soltanto per una questione di robustezza. Sì, vediamo anche che in questi anni usa spesse volte il legno tagliato di tangenziale. Questo crea qualche problema nelle bombature, qualche volta sono molto deformate, in quegli anni lì ci sono dei problemi un po' sulle bombature di questi anni. Abbiamo avuto alcuni da riparare, da raddrizzare le bombature che sono deformate. La testa continua un po' questa ricerca verso lo snuso più largo, una testa più robusta, vediamo la testa dei Pieroli più dritta, più massiccia. Sempre abbastanza allungato il modello. I violoncelli sempre con lo stesso modello. In questo particolare violoncello, probabilmente uno degli ultimi strumenti che ha fatto per il Ponte Cozio. In effetti il modello è simile a quelli precedenti, la vernice un po' diversa, siamo in texture come colore, e soprattutto la chiocciola è molto diversa da tutte le altre chiocciole che ha fatto sui violoncelli, è una cosa abbastanza unica, assomiglia quasi più a un violino del Tardo Cremonese che a una testa di violino. E con questo violoncello probabilmente si segna la fine del suo rapporto con Cozio. Saranno ancora in contatto per alcune relazioni commerciali, per vendere alcuni strumenti, eccetera, ma non faranno più strumenti per Ponte Cozio. Questa invece è una viola, del periodo veramente, andiamo verso la fine della vita di Guadagnini. E questo è un modello abbastanza tipico di viola di Guadagnini. Troviamo questo modello già dal periodo di Piacenza fino al periodo di Torino, questo modello esiste, un modello abbastanza piccolo, sui 40, la F è abbastanza tipica, ha due modelli di viola, di F specialmente. Qui vediamo che le vernici cominciano a essere diverse, quella linea, la parte finale della sua vita, fa una ricerca sulle vernici, cerca forse un'altra volta su una volontà di imitare gli ultimi strumenti di Stradivari e andare verso delle vernici più scure di colore, e con il fatto della pigmentazione molto elevata nella vernice c'è un problema di penetrazione a volte del colore sulle tavole, l'isolamento della tavola probabilmente non sufficiente, e comunque questa è una caratteristica dell'ultimo periodo di Guadagnini, che è quello oggi più apprezzato. Questa vernice rossa, che ha una composizione anche abbastanza particolare, qualche volta un po' di craquelé, è quella che piace di più in generale, e sono considerati strumenti più interessanti, anche se dal punto strettamente della liuteria sono fatti molto veloci, non c'è nessuna cerca di leziosità, è molto personale, fatto senza una cura eccessiva. Però sono anche strumenti che sono più famosi anche per i suoni. In questo caso questa viola era anche più particolare perché era praticamente nuova, non aveva mai suonato. La prima volta che è arrivata questa viola da noi, mi ricordo, ho pensato che potesse essere una coppia dell'Ottocento, invece era proprio una Guadagnini, solo che era talmente nuova, mai toccata, che sembrava, faceva un po' impressione. Però è interessante vederla proprio per questo motivo, è così che uscivano gli strumenti dalla sua bottega più o meno. Queste vernici piuttosto scure e poi fanno un piccolo craquelé, questo bottone, in questo caso piuttosto piccolo, che sorprendente per l'epoca, ma una viola è un po' diversa che sui violini.
non faceva tanti modelli di viola, quindi ripeteva un po' lo stesso modello per parecchi anni. E questo è il tipico violino dell'ultimo periodo. Vediamo che le F sono cambiate molto, le pareti delle F sono allargate a dismisura e va nel senso un po' degli ultimi strumenti di Stradivari. Sembra proprio che cerca di imitare un po' questo stile. Queste F, le pareti in questo caso sono molto scavate, è l'opposto di quello che ha fatto tutta la sua vita, molto larghe, molto scavate. Modello con le punte larghe, i filetti più lontani del solito, sono strumenti con una grande forza di... Questo è proprio uno degli ultimi anni di vita, 85, ancora questo modello molto forte, molto maschio, con le punte molto larghe, con parete molto scavate. Qui vediamo che Guadagnini ha utilizzato molte etichette diverse, secondo le città, secondo lì ce ne sono alcune, non sono tutte, ce ne sono almeno altre due di Vicenza prima di questa qua. A Parma ce n'è una che manca, a Milano penso che sia solo questa e a Torino ne manca almeno un'altra. Vediamo che usa quasi sempre un po' queste lettere del suo nome più la lettera della città, Parma, Piacenza e Torino. C'è questa etichetta famosa con allievo di Stradivari, che fa sempre a Torino successivamente al periodo con... perché poi lui ha fatto credere a Pozzo di essere veramente stato la Stradivari. Pozzo ha avuto il dubbio per molti anni, ha fatto delle ricerche, in realtà sappiamo benissimo che non era vero, però diciamo ha fatto lasciare credere questa cosa qui per molti anni. Qui vediamo, non so se si vede su questa foto, un po' di F per vedere un po' questa evoluzione lenta verso la prima in alto a sinistra e insomma, i primi F di Piacenza che piano piano cambiano, vediamo che il buco si ovalizza, la paletta diventa sempre più ovalizza, diciamo la paletta tira via un po' di legno per farlo più ovalizzata. Questo rimane per diversi anni ancora a Milano, Parma. E poi arriviamo alle ultime 4 F che sono di Torino. Le prime due in mezzo sono il pelo con Cozio e le ultime due sono il pelo finale. E qui si vede abbastanza bene come un liutaio che ricerca per tutta la vita possa avere un'evoluzione lenta ma comunque inesorabile verso uno stile molto diverso dall'inizio alla fine. Questo è valido per quasi tutti gli utai di una volta, e se uno vede solo un violino del 42 e uno dell'85 e li mette vicino, non sembra lo stesso utaio, però ovviamente vedendo tutta questa evoluzione si capisce un po' di più. Queste sono le F di violoncello, come dicevo prima sono principalmente due tipi di modelli. Il modello, quello che vediamo in alto, quello che troviamo più spesso, abbastanza classico diciamo, quello in basso ricalca un po' di queste F di violino con la F con la buco ovalizzato, la parete molto dritta, l'ha usato meno spesso, vediamo anche lì come le tacche delle F possono essere decentrate verso il basso, non sempre come vediamo, ma in alcuni casi nella sua ricerca acustica. Qui vediamo un po' di chiocciole, che lì partendo da Piacenza, andando fino a Torino, alla fine, vediamo alla fine come lo smusso è molto largo, molto accentuato e dipinto di nero, cosa che non è ovviamente tutti i pezzi precedenti. Vediamo come molte volte c'è questo segno di tracciatura sul fianco, dipendentemente dalla città in cui lavorava, perché lo vediamo anche sull'ultimo di Torino e su uno dei primi di Piacenza. Però vediamo anche che la cassa dei Piroli è molto più massiccia e corta nel periodo di Torino che lo può essere nei primi precedenti.
Le di viola, come dicevo prima, ha usato principalmente due modelli di viola, quello a sinistra che troviamo pochissime volte e quello a destra che più o meno sono le variazioni dello stesso modello, con la differenza, come per i violini, che la paletta di F sul pellitorino è molto scavata, è più larga e su quell'altri è un pochino più come sui violini. Le teste di violoncello, come dicevo prima, salvo per quella del 77 e quella a destra, sono tutte abbastanza simili. Sappiamo tutti come è difficile rifare modelli di violoncello e probabilmente avrò utilizzato più o meno lo stesso modello per tutta la vita di Cassa di Pieroli, diciamo, con lievi cambiamenti, ma non sono proprio così importanti come sulle teste di violino. E questo è tutto.